Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, oggi si parla di esterni, proprio ve lo dico subito, non vi do neanche il tempo di... Esterni ma proprio nel vero senso della parola, esterni, che proprio quelli che al mantra sono sicuramente. Quelli che già proprio sulla linea. Sulla linea, proprio lì, sono lì, dove c'è il guardiere, guarda, loro giocano lì. Siamo al guardiere. E sono due giocatori che hanno pure un cognome abbastanza uguale. La copertina che abbiamo messo per il video è infatti, molto molto facile da capire. Allora, uno è sicuramente uno che... è considerato forse la migliore, secondo me, ovvero Manuel Lazzari, che arriva alla Lazio per 10 milioni più il cartellino di Murgia che andrà alla SPAL, e quindi 25 anni, quindi diciamo nel pieno della sua maturità, e ovviamente prenderà il posto di Marusic, senza dubbio. Quanto pagare Lazzari? Quanto può rendere anche in termini di gol? Allora, sicuramente acquisisce più valore rispetto alla SPAL. A livello di gol deve migliorare sicuramente, ma senza dubbio deve anche migliorare. Uno che migliora anche infatti, uno deve fare uno, e secondo me migliorerà perché nella Lazio può arrivare il gol, sì, con Inzaghi gli esterni, ecco, io a livello di assist secondo me siamo lì, perché comunque nella spalla non ha fatti pochi, sì, infatti. E quindi quanto pagarlo? ti ha gettato tutta la cosa. A me la responsabilità, diciamo che a livello di voto secondo me si può anche confermare, sì, perché sì. I 6,5 continuano a portarli, e giocando nella Lazio si può schierare in quasi tutte le partite, sì. Nella spalla magari alcune volte te la pensavi, qui si può schierare tranquillamente. Quanto pagare? 20? Pensavo anche a 22? Sì, tra i 20 e i 25, sempre su 5. Magari farei, per essere sicuro, 25 Lazzari e Marusic, e sei coperto. Se riesci, vabbè, sicuramente Marusic ha uno, senza dubbio. Magari qualcuno te lo alza, cioè fai 25 sì, e tutti. Sì, l'accoppiata con 25 comunque e sei a posto. Sicuramente in modulo mantra intriga molto. Intriga sì, molto, è uno dei top, come senza dubbio. Se uno sceglie un modulo con una E, diciamo, è il top. Assolutamente. Poi come dice Caressa, io mi tengo l'altro. Eppure è meglio, e io eppure è meglio De Cancelo, a quanto pare. Per cui, diciamo, è vero, cioè, probabilmente sì, a livello di fantacalcio. E forse ci aveva azzeccato. Esatto, e forse Caressa non ha detto il buon Caressa male. Pensava al fantacalcio quando passava la Lazio. Hai visto, incredibile. Poi l'altro è uno appunto simile. Ha una Z in meno, è una R in meno, è una O in più. Ed è Valentino Lazzaro, che approda all'Inter di Conte, 23enne, austriaco, e arriva all'Inter per circa 22 milioni di euro, quindi non è neanche buona, cioè, appunto, non è una cifra irrisoria, per cui sarà uno con cui Conte può costruire qualcosa. Diciamo che Conte appena arrivato all'Inter ha detto dobbiamo prendere Lazzaro, cioè prima di dire grazie per l'invito, prendiamo Lazzaro, quindi è un giocatore su cui punta ciecamente Conte, sarà titolare, si presume, in Bundes ha fatto bene, ha fatto mi pare un bel po' di assist, qualche 8 assist, un paio di gol. A livello di gol è un po' più scarso. Diciamo, Lazzaro può anche giocare da mezzala, può fare tanti ruoli, diciamo, però è stato preso per giocare... Campo, però ovviamente sarà esterno, prevalentemente. Sì, può fare, diciamo, il Moses... Infatti stavo proprio per dire questo. Può essere, diciamo, il Moses del Chelsea di Conte, senza dubbio. Diciamo, il tornante che fa, mantiene tutta fascia, ovviamente. Sì, il fiato mi sa che ce l'ha, perché... Senza dubbio, poi a 23 anni, se non ce l'ha il fiato... Tocca a me. Quanto, spendere per Lazzaro? Allora, dato che appunto Conte, dico, si può però considerare una scommessa. È una scommessa. Che una non scommessa. Lo Conte però appunto lo valorizzerà secondo me, perché appunto tiene molto agli esterni. Sì. Massimo 10 però, perché è sempre una scommessa. Condivido. Massimo io 10. Lo pagherei ancora meno, però condivido. Quindi sì, tra i 5 e i 8. Poi quindi può portare il rendimento che aveva un po' Lichtsteiner nella prima Juve. Ma il ruolo sarà quello, diciamo. Sì, praticamente. Quindi proprio per questo... Anzi, lui è un po' più offensivo. Un po' più offensivo. Quindi era proprio un terzino. Fino a 10 io ci arrivo. Sì, sì, sì. Consideriamo comunque un centrocampista listato, perché non è difensore. Certo, quindi certo. Magari da questo punto di vista perde appeal. Sì, qui in questo caso sì. A livello di slot di centrocampo... Quinto. Quinto. Da schierare in determinate partite. Non ce l'avevamo messi d'accordo, diciamo. Perché semplicemente ci sono giocatori più offensivi a centrocampo. Sì. Anche di squadre minori, per questo. Sì, assolutamente. Può essere una valida alternativa, infatti, al top che si prende nella propria pantalona. Esatto, assolutamente. Come Lazzari può giocare, penso, tutte le gare, cioè se stanno bene, diciamo. Sì, senza dubbio. Perché l'alternativa... Si può prendere insieme a Candreva? Sì, al Classic sì, perché sono due centrocampisti, poi Conte comunque dico li dovrà alternare, sì, penso, anche perché l'ha fatto capire. Quindi sì, ci sta, al mantra è più difficile perché uno è Lazzaro. Sì, probabilmente l'altro sarà V, Candreva sarà V, sì, quindi... Non è una coppia che consigliamo tanto. Infatti, dipende molto anche dal modulo che poi uno vuole fare, per cui diciamo più al Classic che al Manta, da prendere in botte senza dubbio. Va benissimo, allora abbiamo parlato di questi due nomi, non facciamo citazioni blasfeme.
non no. Facciamo parlare la miniatura. Esatto. Noi non parliamo più. Vi diciamo soltanto un saluto da Fantaworld.